Atleti avvantaggiati, Castagna, Brambilla, Franchi, nelle prime posizioni, Carnovali, Castaneo all'inseguimento, bravissimi, complimenti, un bellissimo passo, Pietro Broggini al transito, pochi secondi di distacco dal gruppo principale, dal gruppo di testa. Guardate allora le prime due ragazze al transito in questo momento a ridosso dei primi concorrenti della categoria maschile, stanno andando veramente forte anche le protagoniste di questa gara, stanno andando veramente forte ragazzi. Sarà una bellissima gara, probabilmente assisteremo al record del percorso in campo femminile. Sono 6, 7, 8 oramai le ragazze che sono passate in questo momento e siamo ai 7 minuti di gara in questo istante. Un applauso ancora, bravissimi, complimenti, bravi. Ancora poco più di 5 chilometri e rotti per voi. Un applauso, bravissimi, siete tantissimi, abbiamo superato il record di iscrizioni senz'altro quest'anno. Senz'altro in prima fila abbiamo notato le facce dei corridori. I'm going to go to the hospital.
Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana è un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gommone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la Torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Le telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari. Col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Brambilla è Marco Brambilla che riesce ad aggiudicarsi anche questa 33esima edizione con il numero 1. Complimenti, bravissimo, bravissimo Virgilio, ancora 50 metri per te, pochissimo, con il numero 2, bravo. Abbiamo anche 229 all'arrivo, un po' nascosta. Ed ecco Castagnardo della Comesse, bravissimo, siamo in attesa di Arco Rosso, Tommy, bravissimo, con il numero 197, via le mani dai pettorali ragazzi, numero 6 all'arrivo per l'Atletica San Marco, bravissimo, su questo identico percorso, identico chilometraggio, ho avuto soltanto lo stimolo di un... Complimenti anche con il 162, mentre Pietro Brugini con il numero 212, subito a ridosso dei primi concorrenti. 204, anche lui, pettorale Tommy Sport all'arrivo. Bravissimi, numero 68 e numero 90 per l'Osa Saronno. Walter Carnovali con il numero 3. Della società organizzatrice del Team 3S col 157, un altro arrivo leggermente buio, ma ci vedono benissimo per l'Atletica San Marco. Concludi la tua gara, complimenti. 219 all'arrivo, ancora un metro avanti ragazzi, perché si forma l'imbuto, fra poco si formerà un tappo qui. Avanti, avanti tutti, avanti. Ed ecco la prima ragazza, Susanna con il numero 108, categoria femminile, comincia al podio con il numero 232 al secondo posto. Ed ecco Raimondi con il numero 132 del Team 3S, derby in famiglia del Team 3S, e siamo in attesa di vedere chi sarà la terza. Ed eccola San Pietro per concludere, per chiudere il podio nella categoria femminile. Bravissimo Giancarlo Senestrari all'arrivo, e anche Barbara con il numero 258 conclude la sua prova. Ragazzi, siamo in anticipo.
Bravissimi, siete andati veramente forte, eh? Complimenti, complimenti. Edizione della 33esima Festa dell'Uva, bravissima, con il numero 73 un altro arrivo, e oramai si continuano sotto l'arco. Attenzione, non evitiamo di passare per cortesia, perché siamo ancora nelle fasi dell'arrivo, stanno arrivando parecchi concorrenti in questo momento. Andiamo avanti, ragazzi, così evitiamo di formare una colonna sotto l'arco. Grazie. Complimenti, col numero 19, sempre per l'Atletica San Marco. What if I wanted to break, laugh it all off in your